Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata, dal colore di retro computing, parleremo di Macintosh Color Classic contro Macintosh LC630. Quale dei due collezionare per scopi di retro computing? Allora, il Mac Color Classic è un piccolo gioiellino tecnologico all in one con un monitor Trinitor flat a colori a 256 colori da 10 pollici, ma la sua RAM può essere espansa fino a 65.000 colori. 4 MB di RAM saldati sulla scheda madre, espandibile sino a 10 MB. È dotato purtroppo di un fastidioso bug della ROM che costringe gli utenti ad usare SIM restando fino a 8 MB. Hard disk interno, drive da 3,5, presa SCSI, due seriali, slot PDS, ha un vano in cui installare un coprocessore matematico in sostegno del potente 68030 a 16 MHz. Il computer è diventato oggetto di culto in Giappone, sia per il design veramente accattivante, sia per il fatto che è l'ultimo Macintosh all-in-one in stile old Macintosh. Sicuramente un oggetto costoso oggi da trovare, un bello oggettino da collezione. Nativamente veniva venduto in System 7.1, oggi può arrivare tranquillamente fino al System 7.5.3. Il Macintosh LC630 invece è equipaggiato con un 68LC040 da 33 MHz con 4 MB di RAM sulla scheda madre. Può essere espanso fino a 36 MB. Di suo sulla scheda madre ha 1 MB di RAM e supporta due risoluzioni, 640x480 a 16 bit colore oppure 800x600 a 256 colori. Hard disk drive, l'hard disk interno, ATA, CD-ROM 2x, ha uno slot PDS ed un vano per un coprocessore matematico. Il microprocessore dell'LC630 è un 68LC040. Non ha la MMU, ma l'unità di memoria che gestisce la memoria, ma diciamo può essere emulata via software. È inoltre possibile fare un trapianto di CPU mettendo un pieno 68040, trasformando così l'LC630 in un quasi praticamente Centris 610. Il computer supporta il Macintosh 7.01 sino al Mac OS 8.1. Quello che rende interessante questa macchina è che è l'ultimo Macintosh motorizzato da una CPU CISC Motorola della famiglia 68000 e per questa ragione lo rende un interessante oggetto da collezione. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!